Cioè, è con Patrizio che si è occupato della sceneggiatura, vorrei parlare un po' più della lavorazione del film, perché sappiamo che è stato girato fra Baiano, Prato, Livorno e Napoli. Avete avuto delle Prima che ci difficoltà? farei per chiamare anche sul palco Lorenzo Orlandini, che è l'altro sceneggiatore, e Alessandro Rosina, che è l'autore di Non è un paese per giovani. Esatto, non l'avevo introdotto. Un applauso. Rosina, che è coautore del libro Non è un paese per giovani, edito da Marsilio Editori, la nuova italiana generazione senza voce. Con lui ora parleremo anche dell'aspetto sociale, perché nel film c'è un aspetto sociale profondissimo e si incrocia il libro con il film. Sì, è stata un po' una cosa sorprendente perché noi abbiamo scritto la sceneggiatura nel 2008, ci abbiamo cominciato a lavorare, poi dopo sono usciti alcuni saggi, tra cui questo qui che è sicuramente più illuminante proprio, che coincidevano con alcuni aspetti del film, cioè il film voleva rileggere il genere poliziesco sotto una luce il più possibile originale. Abbiamo pensato ai conflitti che ci sono, o che perlomeno sembrano esserci in Italia al momento, ci sembra che il problema generazionale sia un problema grosso, insomma. E quindi abbiamo deciso di affrontare il film sotto quest'ottica. Poi dopo abbiamo scoperto appunto su saggi del genere, c'erano tutta una serie di studi che confermavano un po' quello che era il nostro lavoro fino a quel momento, quindi a maggior ragione abbiamo cercato di finire il film con ancora più animo, diciamo. Anche perché nel film c'è una forte critica sociale, c'è la critica verso il cinquantenne che ruba spazio al giovane. In realtà, cioè, anche per lo slogan del film abbiamo scelto uno slogan ambiguo, cioè, il problema sono quelli come te, non si capisce per un male che siano i problemi. In realtà il film è critico sia nei confronti della generazione dei nostri genitori, dei 50-60 anni, sia nei confronti dei 30 anni. Io credo che la critica alla fine, cioè, non è un film a tesi, ma è un film che pone dei problemi che poi alla fine del film sono risolti, ovviamente. Cioè, il cinema vuole essere anche divertimento, vuole essere, cioè, una farsa, Ovviamente ci piaceva aggiungere a questa cosa, della lettura del poliziesco, una chiave, uno spunto di lettura e ne abbiamo approfittato appunto inserendo nei contenuti extra un'intervista a Alessandro Rosina e Elisabetta Ambrosi che sono due degli esperti più importanti sull'argomento, diciamo. Allora, proviamo a cogliere la palla al balzo. Andiamo a chiedere a Rosina se è vero che l'Italia non è un paese per giovani. Risponde a verità a questa affermazione? Sì, no, adesso non è che vorrei parlare del saggio, di fare Certo, un intervento bene. che sposta l'aspetto Magari artistico a quello appunto siamo più. Certo. pessimistico della situazione dei giovani nel nostro paese. Sì, noi, è giusto quello che è stato detto, cioè sostanzialmente chi legge il libro e chi guarda il film si accorge che sono due modi diversi però di raccontare quasi una stessa storia, molto diversi, perché uno lo guarda come un saggio, un pamphlet. Però ecco, si racconta sia nel libro che nel film un confronto generazionale tra due generazioni, cioè tra quelli che sono giovani oggi e quelli che erano giovani negli anni 60 e 70. E questo confronto è interessante perché riguarda anche il cercare di capire la società italiana, come si è evoluta, qual è la situazione attuale, e quali sono le opportunità che i giovani poi si trovano davanti e quali sono invece i problemi che si trovano ad affrontare nel confronto anche con le generazioni precedenti. E qui effettivamente, come un po' anche nel film, ci sono sul banco degli imputati due generazioni, cioè sia gli ex giovani che adesso sostanzialmente occupano posizioni importanti, cioè sono realizzati come generazione, comunque sono arrivati a raggiungere anche posizioni importanti e sicuramente sono la generazione che attualmente guida il paese e che insomma è l'elite del paese, che è la classe dirigente sostanzialmente, che ha prodotto la classe dirigente, che però si trova in un paese che dà scarse opportunità, scarso spazio, scarsa valorizzazione alla generazione dei propri figli. Cioè, magari i propri figli singolarmente li aiuta, forse anche eccessivamente, compensando un po' quello che poi il sistema di welfare, il pubblico non fa, quello che appunto sono la carenza delle opportunità che sono nel nostro paese. Però si crea una specie di, di situazione che rischia di essere penalizzante sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista psicologico, no? Cioè è quasi un consociativismo generazionale che si crea
una specie di pace sociale che in realtà ha al suo interno un forte conflitto, no? Che però non esplode, che però non si vede. È una cosa anche che abbiamo scritto recentemente, anche selettivamente l'ultimo rapporto Istat, di cui si è anche parlato, abbiamo parlato anche per i giornali, eccetera, di questi 2 milioni di giovani che non studiano, non lavorano, cioè hanno finito gli studi, però non trovano lavoro, e sono lì come un esercito immobile, è fermo, cioè non utilizzato dall'alto per far crescere il paese, non valorizzato nelle proprie competenze, capacità, voglia di innovazione, eccetera, di fermo, cioè non trova opportunità, ma neanche che si autoconvoca per cambiare le cose, per superare i conflitti generazionali, per dare una spinta al cambiamento che solo può arrivare dalle nuove generazioni. E questo quindi è un po' anche la tesi del libro, cioè le colpe sono sia delle generazioni precedenti, che sono state particolarmente brave a costruire il proprio percorso di vita, ma che hanno lasciato in eredità un debito pubblico enorme, un costo dell'invecchiamento adossato alle nuove generazioni, un mercato del lavoro che si è di flessibilità ma senza ammortizzatori sociali, una serie di cambiamenti, di scelte che poi alla fine hanno consentito di tutelare il modello di sviluppo italiano, di benessere, perché ovviamente non è che si può dire che i giovani fanno la fame, eccetera, però diventa una protezione che si dà verso i figli, che in qualche modo però li rende dipendenti dalla famiglia d'origine anziché autonomi e incentivati ad avere strumenti propri per cavarsi da quelle proprie gambe, cosa invece che in altri paesi locali. Cioè, perché un giovane in Danimarca a 20 anni può tranquillamente uscire dalla casa dei genitori, può in una prima fase della vita anche tirare la cinghia perché sa che comunque in prospettiva ci sarà di difficoltà, c'è un sistema di welfare pubblico. Se tira la cinghia adesso, comunque poi alla fine c'è un sistema che in quanto troverà il suo percorso di vita arriverà quindi a raggiungere anche obiettivi importanti, ad essere adeguatamente pagato, eccetera. Quindi fa un po' di gavetta, ma sa che questo viene ripagato. Ecco, in Italia questo non succede. Con questi 2 milioni che sono lì, che sono fermi, che sono una grande risorsa per il paese e che però non si riesce a mobilitare né per la scarsa vigilanza di chi ha fatto le scelte e chi governa il paese, e chi è che viene la generazione che in qualche modo lascia in eredità qualcosa, e la stessa generazione invece che dovrebbe, dei giovani adesso, invece avere la forza, la capacità, il coraggio, la determinazione per essere loro la vera spinta per il cambiamento, anche questo diventa un po' l'insieme di queste due cose: l'eccessiva rapacità di una generazione, scarsa lungimiranza, e l'eccessiva passività e accettazione della generazione invece dei giovani, crea comunque una situazione che rimane di sospesa. Per quanto rimarrà sospesa, quanto continueremo a pagare in termini di scarsa capacità di sviluppo e di valorizzazione di questo enorme capitale umano che stiamo sprecando, per quanto possiamo permetterci di penalizzare non solo le vite dei giovani, ma anche il loro contributo attivo per far crescere il paese, questo rimane in sospeso. Come rimane in sospeso nel vostro film, rimane anche in sospeso nel libro, perché questa è la situazione attuale del paese. No? Quindi anche cercare di capire, anche cercare di affrontarla, anche cercare di ragionarci, perché noi abbiamo anche bisogno, in una fase di grande cambiamento, di elaborare anche gli strumenti concettuali per capire la realtà. E ci può aiutare per elaborare questi elementi concettuali, questi punti di riferimento nuovi per capire come sta cambiando le cose, la realtà va accredita in vari modi, e quindi l'elaborazione che passa attraverso l'arte, che passa attraverso il saggio, che passa attraverso internet, il blog, eccetera, che sono tutti strumenti che consentono di cercare di capire il mondo in cui viviamo e cercare in qualche modo di rappresentarlo per capirlo meglio, per poi poter intervenire anche per migliorarlo se possibile.